L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. L'edizione di inizio settimana ci riporta con la cronaca ben due morti, uno a Capri ed un altro invece un turista che di ritorno da Ischia, colto dal malore, ha perso la vita a bordo dell'aliscafo della SNAV. E poi andremo all'Aquamino, dove ci sono stati vandali in azione. Ignoti infatti hanno tranciato i cavi della pubblica illuminazione al campo sportivo e sul pontile del Fungo. Insorge il sindaco Pascale. La festa di San Giovan Giuseppe della Croce, quest'anno la novità che doveva esserci la processione via mare che avrebbe dovuto toccare tutti i comuni dell'isola d'Ischia in due giorni, il maltempo di oggi ha consigliato la sospensione ed il posticipo a sabato prossimo della manifestazione. Ed infine l'ampia pagina sportiva con gli incontri di Coppa Campania, un Real Forlì che è stato sconfitto ma passa ugualmente il turno, invece il pareggio in trasferta per il Procida. Ci occuperemo quindi di tantissimo anche di numeri, di turismo ma e politica. Di questo e di altro ancora ci occuperemo tra pochissimo dopo la pubblicità. Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça, ela menina che vem e che passa, doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Le delizie senza glutine, per non farti mancare nulla anche nei tuoi giorni più belli. Il nostro è un laboratorio artigianale per la realizzazione solo di prodotti senza glutine. Produciamo prodotti freschi sia dolci che salati, pane, pizzette, cornetti, sfogliatelle, torte e tanto altro ancora. Basta scelta di prodotti confezionati, convenzionato ASL. Acquista da noi con il tuo buono mensile. Per info e prenotazioni 380 26 25 874. Siamo a Panza, Forio, alle spalle della chiesa di San Leonardo. Le delizie senza glutine, perché ogni giorno è un giorno speciale. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Trattati da Re. Ora puoi. Il Jolly Re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te di ben 2000 metri quadrati a prezzi eccezionali. Jolly Re Ferdinando Spa. Trattati da Re. Filisdeo Solutions. Soluzioni ai problemi delle aziende isolane. Scegli per la tua azienda prodotti e servizi all'avanguardia. Registratori telematici, multifunzioni professionali, casse automatiche, noleggio o acquisto in comode rate. Scegli i nostri sistemi gestionali per l'ufficio, lo studio, il negozio e il ristorante. Filisdeo Solutions. Dal 1975, le soluzioni ai problemi delle aziende isolane. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe, ambulatorio veterinario della dottoressa Maria Pagano. Vieni a trovarci per visite di medicina generale, analisi cliniche con emocromo ed esami biochimici, con risultati pronti in pochi minuti, diagnostica ecografica e radiologica. Siamo organizzati per il rilascio dei certificati per le malattie scheletriche del cane. Presso il nostro ambulatorio è attrezzata una sala operatoria per chirurgia sia generale che specialistica dei tessuti molli, con impiego di anestesia gassosa, terapia del dolore e degenza post-operatoria. Offriamo servizio di nutrizione specialistico. Ad Ischia, in via Fondo Bosso 14, ambulatorio della dottoressa Maria Pagano. Per la salute dei tuoi amici a quattro zampe.
La Raspata, specialisti del freddo. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Scopri il sapore autentico dell'Italia. Nocciole tostate italiane in un cremoso gelato ricoperto da croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi. La Raspata, telefono 081 90 27 56, www.laraspata.it. Futura, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più! Pubblicità Media and Service. Buono pubblicità. Agenzia stampa e propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Turista di ritorno da Ischia muore su aliscafo SNAV. Un uomo di 55 anni ha accusato un malore a bordo. Al Beverello i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso. L'Acquameno, vandalinazione, pontile e campo sportivo senza luce. Ignoti hanno tranciato i cavi della pubblica illuminazione. Il sindaco Pascale insorge una gravità inaudita. Festa di San Giovan Giuseppe rinviata alla processione via mare, le pessime condizioni meteo hanno consigliato il rinvio della manifestazione che si svolgerà sabato prossimo. Il calcio Coppa Campania, Real Forio sconfitto ma passa ugualmente il turno, biancoverdi battuti in casa dalla Puteolana, pareggio in trasferta per il Procida. E benvenuti al consueto appuntamento con informazioni di Tele Ischia, dunque la cronaca con un turista di 55 anni che è morto sull'aliscafo al cione della SNAV nella corsa che era partita sabato scorso alle 12.50 da Casa Micciola diretta al Beverello. L'uomo pare abbia accusato un malore improvviso che gli è stato fatale. A rendersi conto della tragedia i familiari che viaggiavano con lui ed il personale di bordo mentre si procedeva allo scalo per il molo Beverello. Immediata la richiesta di soccorso, tuttavia i sanitari del 118 giunti presso l'aliscafo ormeggiato a Napoli hanno potuto solo constatare il decesso del passeggero. Le cause comunque sono ancora da accertare. Figura anche il suicidio, oltre all'incidente, tra le ipotesi formulate nell'ambito delle indagini sulla morte di un uomo, un costumista della troupe del premio Oscar Paolo Sorrentino, trovato senza vita da un canoista nelle acque di Capri. Il regista è stato impegnato sull'Isola Azzurra per il suo ultimo lavoro cinematografico. Una mano agli investigatori e alla polizia potrebbe darle il cellulare dell'uomo, che è risultato irreperibile. Per chiarire comunque le cause della morte, la Procura di Napoli ha disposto l'autopsia. I poliziotti hanno ascoltato chiunque conoscesse l'uomo, amici e parenti, e secondo quanto è emerso dalle testimonianze, negli ultimi giorni aveva manifestato segni di malessere psicologico. Atti vandalici all'Acquameno, ignoti hanno preso di mira la pubblica illuminazione manomettendo il contatore che eroga elettricità sul pontile del fungo. Contemporaneamente sono stati tagliati i cavi elettrici della illuminazione al campo sportivo Patalano. Su tutte le furie i rappresentanti dell'amministrazione comunale lacchese. Eppure al campo sportivo hanno provveduto a tagliare i cavi dell'illuminazione e scommetto che la mano è sempre la stessa. Camorristi, ha commentato sui social il consigliere di maggioranza Giovanni Desiano. Sono senza parole di una gravità
gravità inaudita quello che è accaduto, ha aggiunto poi il sindaco Pascale, col chiaro obiettivo di screditare l'amministrazione dinanzi alla popolazione per una ripicca o per una minaccia, hanno manomesso il contatore che alimenta la pubblica illuminazione del pontile, così come al campo sportivo hanno tagliato i cavi della illuminazione. L'interruzione di pubblico servizio, continua Pascale, è un reato gravissimo. Tuttavia, grazie alle forze dell'ordine e ai sistemi di sorveglianza, siamo già all'opera per individuare i responsabili. Non ci lasceremo certamente intimidire. Inizi di settembre, periodo di bilanci turistici alla spiaggia della Mandra di Schiaponte. Ascoltiamo la voce di Enrico Muratori, un operatore del posto, che ci racconta un sistema che non punta alla destagionalizzazione, i prezzi alti dei trasporti e la carenza di un certo tipo di turisti. Ascoltiamo. Quello che blocca Ischia nel turismo è il trasporto marittimo, è troppo caro ed è organizzato malissimo. Quello che ci frena da un punto di vista proprio lavorativo è il costo del trasporto. È una famiglia che a casa, dove c'ha già tutto pagato, dovrebbe spendere 200 euro, quattro persone, due adulti e due bambini, per venire a Ischia. Cioè, ragazzi, con 20 euro si va in qualsiasi località turistica in Italia, 20 euro metti in macchina quattro persone e arrivi dovunque. Gli aerei si sono abbassati, ora è intervenuto anche il governo per quanto riguarda il caro prezzo del... ma a Ischia non cambia niente. Se non sbaglio, uscì un articolo sul giornale 9 anni fa ed erano già 10 anni che ne parlavo. Ischia, ottobre, novembre, dicembre, con le terme, con i parchi, con tutto quello che abbiamo e con il clima che comunque si sta spostando, potrebbe lavorare tranquillamente molto 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 di più. I tedeschi latitano, però quando sono pochi rispetto a quello che siamo abituati a vedere che ero abituato a vedere negli anni 20 anni fa, sono molto 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 pochi. Però oggi c'è un tedesco buono, un tedesco che capisce e un tedesco che spende anche da un punto di vista enogastronomico, perché poi il tedesco quando capisce di mangiare e di bere spende bene e gli piace proprio, tra virgolette è un buon gustaio rispetto a quello che si dice, è un buon gustaio ed è un conoscitore sia di vini sia di pesci sia del cibo in generale. Ed a proposito di turismo, il primo weekend di settembre, tra l'1 ed il 3 settembre, ha visto arrivare nei tre porti isolani 26.454 passeggeri divisi tra gli scali di Ischia, Casamicciola e Forio. Sono invece partiti 23.009 persone, 2.185 le auto al seguito, sbarcate sull'isola, sono ripartite invece 2.483 vetture alla volta della terraferma. Dopo 3 anni alla guida dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia, il comandante Antonio Cipresso ha passato le consegne l'altro giorno al tenente di vascello Antonio Maggi. Ascoltiamo il saluto del sindaco di Procida Dino Ambrosino al suo concittadino. Infatti Maggi è proprio della vicina isola di Arturo. Sentiamo. Oggi è una giornata molto importante. Passaggio di consegne. Il nuovo comandante è un procidano. Sindaco. Innanzitutto gran piacere a venire qui in questo posto speciale, assolutamente panoramico e paesaggistico. Poi il piacere di incontrare gli altri amici sindaci dei comuni di Ischia con i quali c'è sempre un rapporto molto forte perché condividiamo molte cose e molti problemi da risolvere. Sì, come dici tu, effettivamente è una bella occasione sottolineare questo passaggio di consegne con un nuovo comandante che è procidano. Voi sapete quanto Procida è legata alla tradizione del lavoro marittimo, tutti i mestieri del mare si fanno a Procida e mi fa piacere che ci sia Antonio Maggi, anche il nuovo comandante, che sta facendo giovanissimo una straordinaria carriera. Quindi da parte mia un in bocca al lupo al comandante che lascia Ischia e al comandante entrante a Ischia perché facciano un ottimo lavoro nell'ambito dei compiti che gli sono affidati. Il diportismo selvaggio, soprattutto nei weekend nelle acque del Golfo, centinaia di barche ormeggiate in piena area protetta, Regno di Nettuno, attorno alle isole di Ischia, Procida e Vivara. Il deputato Francesco Borrelli ha inviato alcune foto alla Guardia Costiera. Il diportismo nautico, dice, sta vivendo una crescita impetuosa e di pari passo cresce la maleducazione e la mancanza di rispetto delle regole. Le barche non possono restare ormeggiate nelle aree marine protette, istituite per proteggere invece gli ecosistemi vulnerabili.
In mare come sulla terraferma occorrono regole e soprattutto controlli rigorosi per sanzionare chi non le rispetta, recando danni ingenti al territorio e all'ambiente. Senso unico a Monterone, sperimentazione fallita, lo dichiara il consigliere comunale di opposizione di Forio, Vito Iacono. Inoltre intima code incredibili e disagi insopportabili. Si revochi subito questa ordinanza e soprattutto si chieda scusa ai cittadini. In realtà, afferma Vito Iacono, gli abitanti del rione Umberto I l'avevano già sperimentato, il disagio di dover fare questo giro assurdo sprecando carburante e tempo, così come era stato sperimentato in ogni occasione in cui è stata chiusa piazza Cerriglio, che l'incrocio con la Borbonica e quello giù con via provinciale Panza fossero intasati, creando intralcio a chi va o proviene dall'Acquameno. Il viceministro dell'Ambiente, onorevole Vannia Gava, sarà a Ischia domani martedì per un confronto sul piano degli interventi urgenti di riduzione del rischio idrogeologico nel comune di Casamicciola, nonché della ricognizione degli interventi per gli altri comuni dell'isola. La visita sarà anche l'occasione per fare il punto più in generale su ogni altro argomento che sia connesso ai dissesti. Dopo un confronto col commissario Legnini presso la sede della struttura commissariale ad Ischia, al quale parteciperanno anche i sindaci dei comuni isolani, il viceministro effettuerà due sopralluoghi. Il primo col sindaco di Casamicciola, Giosi Fernandino, sui luoghi della frana del 26 novembre, ed il secondo via mare, accompagnata dalla Capitaneria di Porto, la struttura commissariale ed i sindaci interessati lungo la costa in corrispondenza dei fenomeni di dissesto. A causa delle condizioni meteo in peggioramento in queste ore da questa mattina, il Comitato per i festeggiamenti in onore del patrono San Giovan Giuseppe della Croce ha deciso di annullare la processione via mare che era prevista inizialmente per questo pomeriggio e per la giornata di domani martedì. L'evento si terrà invece sabato 9 settembre attraverso un unico giro dell'isola con partenza da Ischiaponte alle 18. Le statue del Santo e della Madonna di Costantinopoli saranno portate in processione via mare passando per Casamicciola, l'Acquameno, Forio e Sant'Angelo con una breve sosta nei porti. Il ritorno a Ischiaponte intorno alle 21, da lì poi in corteo raggiungerà il piazzale aragonese per lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e infine il rientro all'interno della Chiesa dello Spirito Santo. I paesi europei con sbocco sul mare e le coste accessibili ed attraenti fanno rete per lo sviluppo del turismo costiero e marittimo. Migliorare e sviluppare competenze nel settore è vitale più che mai. In questo contesto gioca un ruolo cruciale il progetto WIMED Natur dell'Unione Europea per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle buone pratiche per il turismo marino e costiero sostenibile. È stato presentato infatti il programma dei corsi di formazione online rivolti alle piccole e medie imprese del turismo del Mediterraneo occidentale. Il lancio del programma di sviluppo delle capacità è previsto per l'inizio di ottobre. Ma per saperne di più, vediamo i servizi. I paesi europei con sbocco sul mare, coste accessibili e attraenti fanno rete per lo sviluppo del turismo costiero e marittimo. L'economia blu è una delle più rilevanti da monitorare, anche per i suoi impatti ambientali e sociali sulle risorse naturali e sulle comunità locali. L'industria del turismo dipende fortemente dalla qualità degli ecosistemi naturali per attrarre visitatori, ma allo stesso tempo incide rendendo il settore vulnerabile in termini di sostenibilità. Migliorare e sviluppare competenze nel settore è vitale, più che mai considerando i pericoli che la crisi climatica sta generando anche al giorno d'oggi. In questo contesto gioca un ruolo cruciale il progetto WIMED Natur dell'Unione Europea per promuovere lo sviluppo e la diffusione delle buone pratiche per il turismo marino e costiero sostenibile. Proseguono dal 5 luglio due progetti che forniscono conoscenze sull'economia blu, lo sviluppo sostenibile nel turismo, conoscenze e competenze essenziali per le imprese del turismo del Mediterraneo occidentale e del turismo europeo per rendere più ecologiche le loro attività e fornire un'offerta più competitiva che soddisfi la domanda del mercato per un'esperienza verde, sostenibile e significativa. Gli obiettivi di entrambi i progetti, anche se mirati a due verticali di mercato distinte, sono di supportare le parti interessate del turismo ad attingere al crescente mercato dell'ecoturismo nelle destinazioni costiere, marittime e marine e promuovere l'innovazione e la digitalizzazione nel settore del turismo. Ultimo ma non meno importante, migliorare l'ambiente imprenditoriale. In breve, il progetto sta promuovendo lo sviluppo sostenibile nel settore del turismo, sfruttando l'economia blu, pur essendo responsabile per l'ambiente. Il porto deve essere una parte integrata della città, lo sostiene Andrea Annunziata, che è presidente dell'autorità portuale di Napoli. Per quanto riguarda i lavori in corso al molo Beverello, il presidente ha annunciato, è un puzzle che si va via via completando. Sentiamo. Io parlo sempre di questo mosaico, di questo puzzle che
incompleto da decenni, che si va completando man mano. Vedo un atteggiamento, e di questo sono molto soddisfatto e ringrazio tutti quanti, hanno compreso che c'è bisogno di remare per davvero tutti insieme nella stessa direzione. Sprecheremo meno energie e daremo più servizi alla città e al territorio. In questo senso abbiamo cercato di risolvere e faremo sempre meglio. Noi non dobbiamo dimenticare che 2 anni fa non c'era neanche il documento di pianificazione strategica per dire che cosa potevamo fare dei porti della Campania, dei maggiori porti di Napoli, Salerno, Castellammare e di tutta la fascia costiera. Non sapevamo neppure cosa si doveva fare. Abbiamo concluso in tempi veloci quel documento, stiamo concludendo tutta la parte che riguarda il piano regolatore, per cui è evidente che il porto sarà parte della città come già lo è oggi, ma ben inseriti in un tessuto urbano che deve avere le caratteristiche di vivibilità e di decoro, e quindi capire e comprendere da parte di tutti che il trasporto, la logistica è importantissima, però va regolata, è importantissimo. In questo devo essere io a ringraziare Confesercenti e tutti quanti quelli che collaborano in questo senso. Per quanto riguarda invece i lavori al Molo Beverello, possiamo attendere la fine entro Natale? Io faccio riunioni ogni giorno perché sia pronto il Beverello. Credo che non dobbiamo aspettare Natale, anzi prima i lavori saranno completati. C'è da mettere a punto la gestione, c'è da mettere a punto da questioni di carattere amministrativo che alcune volte sono più complicate dell'opera stessa. L'opera la finiamo in tempi rapidi e si vedrà una bella opera. Abbiamo continui contatti con la sovrintendenza, abbiamo per davvero un bel lavoro in corso e spero che per Natale, per quanto mi riguarda lo finirei pure domani mattina, ma ci sto addosso perché vale la pena finire bene e dare un'immagine importante di quello che siamo noi, una realtà bellissima in tutto il mondo che a volte è un po' disorganizzata e dà un'impressione diversa. Perciò l'appello è a tutti, i tassisti, tutti quelli, anche i tassisti, parliamo dei pullman, ma anche i tassisti, tutti quanti frequentano quest'area portuale, che è una miniera e che come tale però deve beneficiare quanto più territorio possibile, una platea la più larga possibile. Da un'economia del genere non sarà mai condiviso da noi che ci siano poche persone a guadagnarci, o c'è un territorio intero con l'occupazione che deve crescere, perché poi questo è il nostro obiettivo. Il giovane Giuseppe Intonaco ha ottenuto ieri sera il premio di miglior attore protagonista all'Apollo Film Festival di Nardò. A valergli il riconoscimento il suo ruolo nel cortometraggio Palluzziel di Giuseppe Iacono. Come si dice dalle nostre parti, Giuseppe Intonaco ci ha levato parecchi schiaffi dalla faccia, ha commentato lo stesso Iacono. Ma vediamo il filmato con il momento della premiazione. Proseguiamo con la premiazione di migliore attore Giuseppe Intonaco. Del calcio, il Dipartimento Interregionale ha reso noti i calendari dei nuovi gironi della Serie D 2023-2024. 34 giornate tutte da vivere, 38 per i gironi A e B, a partire dal 10 settembre fino al termine della stagione regolare, in programma il 5 maggio. Calcio d'inizio alle 15 fino al 29 ottobre, poi si partirà alle 14.30. L'Ischia Calcio farà il suo esordio in campionato domenica 10 settembre alle 15 al Marco Mazzucchi di Ardea, in provincia di Roma, contro il team Nuova Florida. E
esordio interno domenica 17 contro il Flaminia Civita Castellana. La Coppa Campania, il Salvatore Calise, Real Forio gioca bene ma non riesce a trovare la vittoria contro una puteolana che passa in svantaggio ma nel secondo tempo ribalta il risultato. Comunque passa il turno il Real Forio, vediamo la sintesi e subito dopo le dichiarazioni del dopogara. È iniziata Real Forio puteolana verso il centro, infatti ci va a cercare Prisco, il pallone passa, alla fine cappa! Questa volta a battere Cuomo. Anche lui con il destro verso la porta di Ghiandoli. Cross tagliato! E traversa di Prisco! Vediamo se andrà il sinistro del 14 o il destro del 16. Amelio la fa girare, deviazione! Con il pallone che però esce. Cercare K che può puntare, isolato. Vediamo se cerca il mancino. Lo cerca e poi prova! Centrale sbaglia! Suicidio della puteolana! Pelliccia in porta! Aggiusta per Sirabella, controllo impreciso, Cuomo lo supera sulla velocità, cross con deviazione, K, Ghiandoli! E infatti Sirabella va a cercare nel centro di Costanzo! Per il vantaggio del Real Forio! ...di Amelio, poi tocco non proprio perfetto, Catilani vuole andare verso la porta... che riesce a passare con un tunnel, bella giocata, Pusone il tiro cross e poi calcio di rigore. Schia ora il direttore di gara, la rincorsa di Prisco che spiazza Ghiandoli e riporta la puteolana sul livello del mare. Tocco per Prisco, di prima intenzione da Tranchino, anche lui di prima, Vitale! Appena entrato il 17, ribalta il match. Il cross verso Ghiandoli che riesce ad allontanare, poi il pallone resta lì. Profondo a cercare Soiuzzo che riesce nella sponda. Filosa al cross e il Gualtieri mette largo. Catinale abbatte la rimessa verso il centro, arriva uno. Arriva due e arriva tre, il direttore di gara dice che può bastare così, finisce 2-1 per la puteolana. Real Forio che era partito bene nel primo tempo, vantaggio, nel secondo tempo un rigore un po' dubbio, ribaltone della puteolana. Che partita ha visto? Vedere il discorso delle migliori seconde, perché stavamo facendo un po' di calcoli, stavamo cercando di capire che passeranno anche le quattro migliori seconde, quindi noi abbiamo un'ottima differenza reti, quindi avremo qualche possibilità di passare il turno. Per quanto riguarda il rigore, hai detto tu, praticamente è un rigore che onestamente dal campo sembrava completamente inesistente, anche perché come il calciatore aveva calciato e poi dopo si è tuffato, non si è capito l'arbitro cosa abbia visto. Un buon Forio, allora il discorso è questo, che comunque oggi la condizionata secondo me è molto il caldo, ho visto una buona squadra praticamente che comunque ha mantenuto bene il campo, è riuscita a passare in vantaggio e abbiamo avuto questo rigore all'inizio secondo tempo che ci ha tagliato un po' le gambe. Ovviamente ho visto qualche giocatore un po' sottotono, ma ci sta in questa fase della stagione. Poi ripeto, il caldo ha condizionato molto il match. Però abbiamo visto un'ottima reazione, siamo rimasti in partita fino all'ultimo secondo praticamente. Abbiamo avuto un'occasione con Gualtieri, con un'azione meravigliosa, che onestamente abbiamo gridato al gol perché sembrava fatta, gioco fatto, invece non siamo riusciti a farlo. Però, bisogna dire che abbiamo giocato una partita contro una corazzata oggi e abbiamo mantenuto bene il campo, anzi in più occasioni l'abbiamo anche messa in difficoltà, anche perché non ricordo di azioni particolarmente pericolose da parte della puteolana. Abbiamo avuto noi un paio di palle gol importanti, però comunque ci sta, in questa fase della stagione comunque va bene. Adesso vediamo un attimino i verdetti delle altre partite e capiamo bene se siamo passati come migliore seconda. Mister, un buon primo tempo. Poi c'è stato questo episodio del vantaggio, un episodio che però non ha caratterizzato la partita, anzi la sua squadra è entrata nel secondo tempo con carattere, con grinta, subito il gol del pareggio, al di là del rigore se ci sia o non ci sia, poi il 2-1 che ha ribaltato il match, comunque a livello mentale, a livello psicologico la sua squadra è più che presente. Ma infatti secondo me è entrata bene il secondo tempo perché è uscita bene il primo tempo. Io credo che abbiamo fatto tutti i 90 minuti una grande prestazione, lo torno a ripetere, secondo me tranne gli ultimi 6-7 minuti che Forio giustamente ha cercato il pareggio e ha avuto anche due palle con quello che lo poteva fare,
io credo che abbiamo tenuto sempre noi la palla, abbiamo avuto 7-8 palle con le limpide, potevamo chiuderla 3-1, 2-3 volte ci siamo mangiati gol, però credo tutto sommato il risultato sia giusto. Alforio che esce sconfitto, primo tempo vide in vantaggio la sua squadra, un gol di Costanzo, bravo a crederci su un pallone in aria, secondo tempo che si apre con un rigore, dubbio, possiamo dirlo, poi il 2-1 e purtroppo la partita finisce così, un Alforio che ha provato a rispondere però purtroppo non è riuscito a togliere la vittoria. Beh, hai riassunto tutto, è stata una partita secondo me giocata per quello che possano essere adesso i ritmi e diciamo così le forze fisiche, giocato abbastanza a viso aperto da parte di tutte e due le squadre, dove potevamo vincerla noi, potevano vincerla loro, siamo stati bravi a crederci come hai detto tu sul vantaggio, per andare in vantaggio del primo tempo, però poi non è una questione poi di rigore, sicuramente poteva, probabilmente da quello che vedo dai video, poteva magari non starci, però fa parte del gioco. Allo stadio Billi di Pianura termina 2-2 il match tra Fortitudo, Campi Flegrei e Procida, discorso qualificazione rimandato alla sfida di ritorno sull'isola. Gli ospiti passano in vantaggio, poi i padroni di casa ribaltano la gara e all'ultimo secondo arriva il pari isolano. Anche in questo caso la sintesi dell'incontro e le dichiarazioni del dopo partita. Allo stadio Billi di Pianura termina 2-2 il match tra Fortitudo, Campi Flegrei e Procida. Discorso qualificazione rimandato alla sfida di ritorno sull'isola. Gli ospiti passano in vantaggio, poi i padroni di casa ribaltano la gara e dall'ultimo secondo arriva il pari isolano. Prima della gara, minuto di raccoglimento per le vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo. Ritmi iniziali bassi a causa della forma fisica di inizio stagione ed il forte caldo. La prima azione degna di nota arriva al minuto 25 con i padroni di casa pericolosi in area isolana. Spadera calcia da buona posizione ma la palla va alta. Al 29esimo buco nella difesa del Procida, si incunea in corsa ancora il numero 4 di casa che viene fermato dalla Marra in uscita disperata. Al minuto 37 si rinnova il duello Spadera-Lamarra ma anche in questo caso il portiere isolano neutralizza il pericolo parando la conclusione. Gli isolani soffrono ma reagiscono e passano anche in vantaggio. Al 41esimo Lorenzo Costaiola riceve in piena area un assist di Manzanella e mette la palla alle spalle del portiere. Si conclude col vantaggio ospite la prima frazione di gioco. Nella ripresa pronti via, la Fortitudo Campi Flegrei raggiunge il pareggio con l'autogol di Gamba che nella propria area si tuffa di testa per sventare un cross ed invece butta la sfera nella propria porta. Al 26esimo i padroni di casa trovano anche il bis, a siglarlo è Gaviglia con un tiro forte e preciso dal limite dell'area. Al minuto 36 padroni di casa vicini al terzo gol con una punizione di De Falco, ma la Marra para in tuffo e tiene a galla il Procida. Gli isolani nel finale si gettano in avanti in cerca del pari e lo trovano all'ultimo secondo. Lorenzo Costaiola al minuto 50 conquista un calcio di punizione. Sulla battuta va Minauda che manda una palla disperata in area avversaria. Sulla sfera arriva prima di tutti Lorenzo Costaiola che di testa spiazza il portiere avversario e manda la sfera in porta. Il match di andata dei 32esimi di finale di Coppa Italia Pro Mozione Campania tra Fortitudo, Campi Flegrei e Procida termina 2-2. Oltre al risultato era importante fare la prima uscita stagionale perché ovviamente noi essendo che veniamo dall'isola siamo un po' penalizzati perché non abbiamo la possibilità di fare amichevoli, molti lavorano perché hanno lavori stagionali, infatti oggi mancavano quasi 10 effettivi tra under e over, giocatori di spessore, ma ci interessava mettere benzina nelle gambe, ci interessava dare la possibilità di mettere in luce qualche ragazzo per vedere il proseguo della stagione, quindi per me è un ottimo test, a prescindere dal risultato, quindi ci giocheremo il ritorno in casa e ci tenevamo a non perdere, ma era importante vedere a che punto siamo a livello condizionale. Non le chiamerei riserve perché è la prima uscita, quindi sono ragazzi che fanno parte della squadra, hanno ottimamente figurato. Gli obiettivi sono quelli di cercare di fare meglio dell'anno scorso. L'anno scorso il Procida ha chiuso al sesto posto con 40 punti, cercheremo di farne 41. Colgo l'occasione prima per fare l'imbocco al lupo a tutti i ragazzi isolani che sono impegnati in altre categorie, perché dalla Serie B alla Serie D ne abbiamo abbastanza. Gli ultimi due che sono stati in uscita sono Quirino e Gadaleta, che sono entrambi in Serie D, e gli auguro il meglio e ci tengo a ringraziare per questo la mia società, perché nonostante siamo una piccola realtà hanno fatto tanti sforzi per cercare di sopperire alle assenze con innesti importanti. Sono arrivati De Luis, non ultimo è arrivato Micallo, più tutti i ragazzi che ci sono, la Marra, Minauda e tutti i procidani, quindi li ringrazio perché il presidente Parascanda, il direttore Lubrano, che veramente hanno fatto degli sforzi importanti per aiutarci.
No, la mano in bocca perché si poteva naturalmente portare a casa, perché eravamo a 30 secondi dal fischio finale alla fine. Però quello che entrambe le squadre alla fine hanno cercato di fare è mettere in pratica quello che sono quello che in queste settimane hanno provato, tutte e due. Abbiamo fatto fisicamente, siamo entrambe naturalmente ancora in ritardo, ci faremo trovare pronti per l'inizio del campionato. Al momento è tutto allenamento quello che stiamo facendo. Sicuramente ce l'andiamo a giocare, ma non perché abbiamo velleità di coppa o di competizione varie, ma l'importante è noi cerchiamo di portare a casa tutto quello che facciamo, cerchiamo di raggiungere il risultato in ogni partita alla fine. Si presenta domani martedì a Procida il libro del giornalista Rai e presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola, Campioni per sempre, un testo in cui i grandi giocatori del passato del Napoli raccontano i nuovi eroi azzurri. Partecipa il capitano Beppe Bruscolotti, l'appuntamento è alle 18 presso la struttura Leone del Mare, alla presenza dell'avvocato Luigi Muru. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Domani, al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, molte nubi, con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Bene, chiudiamo qui, vi lascio in compagnia dei nostri programmi e noi ci ritroviamo all'edizione delle 14. Arrivederci.